ci troviamo qui all'interno di Bologna Fiere perché si riunisce l'assemblea dei soci, siamo al presidio dei lavoratori, avrete letto sui giornali della situazione disastrosa in cui versa la nostra fiera, parliamo di 9 milioni di euro di buco di bilancio, il nuovo presidente Boni ha già parlato di un taglio di 120 lavoratori, 120 lavoratori che evidentemente stanno pagando lo scotto di scelte politiche scellerate, di persone incapaci di gestire le nostre fiere. A fronte di questo stanno tagliando posti di lavoro di personale qualificato a gestire, a portare avanti il lavoro all'interno della fiera, e però purtroppo senza avere nemmeno un piano industriale da mostrarci. Quelli invece che fanno le consulenze sulle fiere perse e ancora li bloccate di Bologna Fiere non sono esuberi? Anche dai parlamentari? Le scelte veramente sono state assurde e anche i manager che hanno messo qua hanno fatto scelte assurde, ma i lavoratori questo lo dicevano un anno fa e sono stati inascoltati, le istituzioni non hanno mai dato una risposta, noi lo dicevamo che c'erano dei problemi seri in questa azienda e che ci teniamo, ma io dico che ci deve tenere tutta la città di Bologna. A fronte di questo la Regione si sta chiedendo un aumento di capitale di 5 milioni di euro, ancora non si sa, non si è ben capito, si parla di internazionalizzazione, tante belle parole che in realtà chissà che cosa nascondono, probabilmente la promessa d'EIMA di allargare i capannoni perché diciamo, la Regione è sottoposta a queste incessanti richieste per una manifestazione che si tiene una volta all'anno, quindi anche qui 5 milioni di euro che mettiamo noi come Regione, non sappiamo il comune che cosa farà, non sappiamo gli altri soci che cosa faranno, però di fatto stiamo guardando soprattutto alla contingenza e non al futuro. O stanno sacrificando posti di lavoro di persone totalmente incolpevoli di questa situazione che dovranno pagare lo scotto di scelte di persone incapaci a gestire la nostra fiera.